quello che vi domando, amica mia, è di non interrompermi troppo presto, per risparmiarmi quanto sia umiliante in una spiegazione così lunga. Sono troppo colpevole nei vostri riguardi per non sentirmi obbligato a mettere una qualche distanza fra voi, fra me e la vostra pietà. Pensate che se vivere è difficile, è ancora più disagevole chiarire la propria vita. Per questo ho voluto spiegarmi con voi a bassa voce, lentamente, in quest'ora senza luce in cui si riesce così poco a vedersi che quasi si osa confessare tutto. Ma ecco, vedete, esito. Mi manca il coraggio. Mi manca pure la semplicità, mi è sempre mancata. Del resto anche la vita non è semplice e non è colpa mia. La sola cosa che mi induce a persistere è la certezza che voi non siete felici. Abbiamo tanto mentito e tanto patito a causa delle nostre menzogne che davvero non mi pare un gran rischio provare a vedere se la sincerità guarisca. La mia giovinezza, o meglio la mia infanzia, o meglio ancora la mia adolescenza, è stata assolutamente pura. Credo proprio di non sbagliare e sono sicuro di non mentire, Monique, ne sono sicuro. Ho rimuginato spesso sul mio passato un po' più puerile, così triste. Ho cercato di ricordare i miei pensieri, le mie sensazioni più intime dei pensieri, e persino i miei sogni. E li ho analizzati cercando di vedere se riuscissi a trovare dei significati inquietanti che allora mi erano sfuggiti o se invece non avessi scambiato l'ignoranza della mente per innocenza del cuore. Conoscete gli strani di voi? Si dite sempre che somigliano dei grandi lembi di cielo grigio caduti sulla terra che stiamo cercando di risalire sotto forma di lembi. Ma io da bambino ne avevo paura. Capivo che ogni cosa ha il suo segreto, l'istante come tutto il resto. Capivo anche che la pace, come il silenzio, è sempre solo una superficie e che la peggior menzogna è la menzogna della calma. Tutta la mia infanzia, quando me ne ricordo, mi appare come una grande calma sull'orlo di una grande inquietudine che sarebbe stata poi la vita intera. Ci sono dei momenti della nostra esistenza in cui, in modo inesplicabile e un poco terrificante, siamo già quelli che diventeremo più tardi. Ma io non credo di essere molto cambiato. Basta chiudere gli occhi, tutto procede esattamente come nulla. Mi trovo come se non si fosse mai staccato da me quel ragazzo timido, molto dolce, che non pensava mai di dover essere compianto e che mi somiglia al punto da indurmi a sospettare, ingiustamente forse, che mi abbia potuto somigliare in tutto. La casa di Voroino era piena di un silenzio che diventava ogni giorno più grande, ma un silenzio come fatto che di parole non dette. Forse è per questo che divenni musicista. Ci voleva qualcuno per interpretare quel silenzio, per fargli restituire tutta la tristezza che conteneva, per farlo, per così dire, cantare. La musica mi ha sempre messo in uno stato di piacevolissimo torpore, piuttosto particolare, sì. È un piacere, ma anche una specie di sofferenza. Ho sempre considerato il piacere e la sofferenza due sensazioni molto, molto, molto vicine. Davvero non riesco a capire perché il piacere dovrebbe essere disprezzato in quanto mera sensazione, mentre non si disprezza affatto il dolore, e anche il dolore è una sensazione. Si rispetta il dolore perché non è mai volontario, ma sarebbe il caso di appurare se lo sia sempre il piacere o non ci capiti mai di subirlo. Ma questa non è l'occasione per sollevare simili questioni.
Sento che sta diventando sempre più oscuro. Ah, certo, per spiegarmi mi basterebbe usare qualche termine esatto, che poi non sarebbe neanche indecente, perché è scientifico. Ma non ne impiegherò. Non credete che io ne abbia paura, Monique? Non si dovrebbe aver paura delle parole dopo che si è acconsentito alle cose. Più semplicemente, diciamo che non posso usare termini del genere, non posso, non solo per delicatezza, perché mi rivolgo a voi, non posso soprattutto rispetto a me stesso. So che ci sono nomi per ogni specie di malattia e che quello di cui parlo passa per essere una malattia, ma io non sono un medico e non sono neppure più sicuro di essere malato. La vita, Monique, la vita è qualcosa di molto più complesso di tutte le spiegazioni possibili. La vita è qualcosa di più della fisiologia e anche della morale e della poesia e tutto questo insieme, molto di più ancora. È la vita, Monique, la vita. Silenziosa, solitaria, mi ha reso timido, quindi taciturno. È incredibile come il silenzio possa essere un errore. È il più grave dei miei errori, ma insomma io l'ho commesso e prima di commetterlo verso di voi, io l'ho commesso verso di me. Silenzio in me fatto di parole non dette. Eh sì, forse per questo che divenni musicista, sì. Ci voleva qualcuno per interpretare quel silenzio, per fargli restituire tutta la tristezza che conteneva, per farlo, per così dire, cantare. Sono stato tirato su dalle donne. Ero l'ultimo nato di una famiglia molto numerosa, ero malaticcio di natura, non andavo d'accordo con i miei fratelli, mia madre e le mie sorelle non erano molto felici, ecco una certa quantità di ragioni perché io fossi amato. È incredibile, non si riesce a immaginare quanto abbia di rassicurante per un ragazzo inquieto come ero io, ma l'affetto sereno delle donne. Naturalmente avevo anche molti amici, ma voglio dire ragazzi della mia età, quasi tutti timidi come me, quindi non ci divertivamo molto. Poi ce n'erano di più sfrontati, così turbolenti che presto ci si augurava che se ne andassero. Poi ce n'erano altri invece più tranquilli, ma che ci tormentavano senza che protestassimo, solo perché erano belle. O la loro voce ci affascinava. Ero un ragazzo molto sensibile alla bellezza, presentivo fin da allora che la bellezza e i piaceri che ci procura valgono tutti i sacrifici, anche tutte le umiliazioni. Credo proprio che mi lasciassi tiranneggiare con bellezza. Ero felice di vedere i miei amici, ero felice di amarli. Non pensavo neppure ad augurarmi che mi amassero. L'amore nei ragazzi fa parte del loro candore. Si immaginano di amare perché non si accorgono di desiderare. E fu proprio in quel periodo che il fatto ebbe luogo, un mattino uguale a tanti altri, in cui nulla nella mia mente, nel mio corpo mi parlavano più chiaramente del solito. Non posso dire che le circostanze mi sorpresero, si erano già presentate altre volte senza che le cogliessi, ma le circostanze sono fatte così.
Nella nostra regione passavano molti vagabondi zigani. Alcuni erano dei buoni musicisti. E voi sapete quanto a volte quella razza è bella. Quel mattino io camminavo in aperta campagna lungo un sentiero fiancheggiato dagli alberi. I miei pensieri, io ve lo assicuro, non erano meno innocenti della giornata che stava per cominciare. Almeno io non riesco a ricordarmi dei pensieri che non fossero innocenti, perché quando smisero di essere, io già non li controllavo più. Non fu colpa mia se io quella mattina incontrai la bellezza. Quello che provavo non era vergogna e men che meno rimorso, no? Era piuttosto stupore. Non immaginavo tanta semplicità in qualcosa che mi spaventava in anticipo. Avevo fatto confusione per tutta la mia vita fra desiderio e paura e adesso non provavo più né l'uno né l'altra. Non posso dire che fossi felice, no? Non ero abbastanza abituato alla felicità. Ero solo stupefatto di essere così poco sconvolto. Quello che avevo provato non era un vero e proprio amore, no? Neppure una passione, era solo un trasporto che io potevo considerare esteriore. Mi attribuì l'intera responsabilità a chi l'aveva solo condiviso. Il vizio per me consisteva nell'abitudine al peccato. Non immaginavo che cedere una sola volta è molto più difficile che non cedere mai. Amica mia, io devo dirvi tutto. Dato che mi ero giurato di non commettere mai più una simile colpa, io provavo un poco meno rimorso per averla assaporata almeno una volta. Il risparmio il reso conto delle nuove trasgressioni che mi tolsero per sempre l'illusione di essere colpevole solo a metà. Non avevo nessuno con cui confidarmi. La prima conseguenza delle inclinazioni proibite è dimorarci noi stessi. Si può solo tacere oppure parlare con dei complici. Io ero assolutamente solo. In seguito siete venuta voi. Mi avevano detto che eravate bellissima, perfettamente educata, molto ricca. Ma non mi avevano detto quanto eravate buona. Siete arrivata un giorno di fine agosto al crepuscolo, sì. Non ricordo esattamente i dettagli della vostra apparizione, ricordo solo che faceva già buio come ora che le lampade non erano ancora state accese. Amica mia, le donne non sono mai calme, sono placide oppure febbrili. Voi eravate serena come una lampada. Io quella sera fui di una tristezza peggiore del solito. Avrei scoraggiato persino la vostra bontà. Vedete, Monique, vedete che vi sto dicendo la verità. Io vorrei solo rivivere il più esattamente possibile le settimane che ci condussero al fidanzamento. Non è facile, devo solo evitare di usare parole tipo felicità, amore, perché insomma io non vi ho amata. Solo mi siete divenuta cara. A vostro fianco io ero tranquillo. Tacevamo insieme. E io mi attaccavo a voi. Passavano le settimane e anche voi cominciavate, credo, ad attaccarvi a me. Ogni ora aggiungeva qualcosa a quell'intimità fraterna e presto mi accorsi con spavento che avevano finito per crederci fidanzati. Ora, le mie convinzioni religiose mi portavano a credere e a vedere nel matrimonio il solo ideale innocente o permesso. Mi sentivo in diritto, o piuttosto in dovere, di non rifiutare quest'unica occasione di salvezza che la vita mi offriva. Mi lasciavo scivolare. No, Monique, non voglio dire questa felicità. Noi non siamo felici, amica mia. Ma in questo crimine io vi rubai l'avvenire. Mi amavate.
Non sono così fatto da credere che mi amaste d'amore, anzi mi domando ancora come abbiate potuto, non dico innamorarvi di me, ma adottarmi in questo modo. Forse per voi l'amore era solo una bontà appassionata. Fummo marito e moglie. E ora, amica mia, qui dovrebbe terminare il mio monologo, il primo. Dovrebbe cominciare il dialogo fra due anime e due corpi uniti, o semplicemente congiunti. E per dir tutto, amica mia, ci vorrebbe un'audacia che io mi proibisco di avere. Io vorrei solo confrontare i miei ricordi con i vostri, vivere in qualche modo a rallentatore tutti quei momenti di tristezza e di gioia penosa che noi abbiamo forse troppo frettolosamente vissuto. Avevamo ritardato per una specie di tacito accordo l'istante in cui saremmo stati del tutto l'uno con l'altro. Io ci pensavo da tempo con un po' di inquietudine. Mi pareva che quell'intimità troppo grande avrebbe potuto guastare, avvilire qualcosa, poi invece fu inevitabile. Ovviamente non mi avreste più capito. Penso quanto chiunque altro invece avrebbe apprezzato la bellezza di quel dono così schietto di voi stessa. Non vorrei dire nulla che rischiasse di urtarvi o neanche meno di farvi sorridere, ma mi pare che il vostro sia stato un dono materno. Sì, mi ricordo di aver visto il vostro figlio più tardi abbracciarsi a voi e ho pensato subito che forse ogni uomo, senza saperlo, cerca nella donna il ricordo del tempo in cui la madre lo abbracciava. Perlomeno questo è vero nel mio caso. Mi ricordo con infinita tenerezza dei vostri sforzi poco affannosi per rallegrarmi, consolarmi, addirittura farmi soffrire. E quasi credo di essere stato io il vostro primo figlio. Non ero felice, no. E neppure voi, amica mia, eravate felice. Così io non vi amavo. E senza amarvi ero preso di voi con il più inquieto degli affetti. L'assenza di un momento mi rattristava per tutto il giorno e non si sarebbe potuto sapere se io soffrissi di star lontano da voi o se invece più semplicemente avessi paura di star solo. Io stesso non lo sapevo. E poi io avevo paura di stare insieme, di essere soli insieme. Ci costringemmo alle pratiche di una devozione esaltata che ormai non corrispondeva più alle nostre vere convenzioni. Coloro a cui tutto fa difetto si appoggiano a Dio. Ed è in quel momento che anche Dio fa un difetto. Spesso ci addentravamo in quelle vecchie chiese accoglienti e oscure che si visitano in viaggio. Avevamo preso l'abitudine di indugiarci in preghiera. Ne ritornavamo la sera, stretti l'una all'altra. Trovavamo pretesti per allungare la strada. Sapevamo troppo bene che da qualche parte era in attesa la nostra camera. Una camera di passaggio, fredda. Una camera senza solitudine, ma comunque senza intimità. Esitavamo ogni sera ad accendere la lampada. La sua luce ci imbarazzava, sì. Vi trovate pallido, io non credo di voi, non eravate di meno. Simulavamo la presenza del sonno per non essere obbligati a compiangerci. Oppure voi piangevate, sì, piangevate il più silenziosamente possibile perché io non me ne accorgessi e io allora facevo finta di non sentirvi. Forse è la cosa migliore non accorgersi delle lacrime quando non si ha il potere di consolare. Avevo completamente abbandonato la musica. La musica faceva parte di un mondo al quale avevo rinunciato di vivere per sempre. Si dice che la musica sia l'universo dell'anima. E può darsi anche che lo sia, che questo prova semplicemente che la carne e l'anima non sono più separabili. Che una contiene l'altra, al modo in cui la tastiera contiene i suoni. L'inverno, poi la primavera passando,
I nostri eccessi di tristezza ci avevano sfibrati come una grande orcia. Provavamo quell'aridità di cuore che viene dopo un abuso di lacrime. Non ho ancora detto quanto desideraste un figlio. Eh sì, anche io lo desideravo appassionatamente, ma quando seppi che stava per arrivarci un figlio, io non sentii molta gioia, no. Quel bambino sarebbe venuto al mondo fra due strade, non sarebbe stato né la prova né il completamento della felicità, ma soltanto una compensazione. E comunque quella piccola creatura già cominciava a venirci in aiuto. Sì, io ci pensavo spesso come se fosse figlio di un altro, e voi invece avevate cominciato ad attaccarvi a quel piccolo essere che almeno cominciava già a vivere per voi. E il mio compiacimento così confessabile non era meno sprovvisto di egoismo, perché non essendo riuscito a farvi felice, io trovavo naturale scaricare su un bambino le mie responsabilità. Gli ultimi giorni della vostra gravidanza furono penosi. Le vostre grida che mi arrivavano attraverso le porte chiuse avevano qualcosa di inumano. Mi incutevano orrore. Io non mi ero mai spinto ad immaginarvi alle prese con una simile forma assolutamente animalesca di dolore. E me ne volevo per quel bambino che vi faceva gridare. E poi mi fecero entrare nella vostra camera per mostrarmi quel bambino. Adesso tutto era tornato tranquillo. Voi eravate felici, ma di un benessere fisico fatto soprattutto di stanchezza, di senso di liberazione. Solo il bambino piangeva fra le braccia delle donne. Soffriva del freddo, del frastuono delle parole, delle mani che lo maneggiavano, del contatto con le fasce. La vita lo aveva appena strappato dalle calde tenebre materne e lui aveva paura, paura, aveva paura. Io ero molto intimidito davanti a quel bambino che bisognava pure baciare. Mi ispirava una grande pietà, perché non si sa mai davanti a un neonato quali ragioni di pianto gli fornirà l'avvenire. E comunque avevo deciso che sarebbe stato figlio vostro, molto più che mio. Avrebbe ereditato da voi i vostri bei larghi gesti, quel caldo sorriso, la vostra intelligenza. Io perlomeno me lo auguravo, ma la nascita di Daniele non ci aveva ravvicinato, anzi ci aveva deluso quanto l'amore. Non avevamo più ripreso la nostra esistenza in comune. Io avevo smesso di stringermi contro di voi la sera come un bambino che paura del buio. E mi avevano restituito la camera in cui dormivo quando avevo 16 anni. Amica mia, sbagliamo a credere che la vita ci trasformi. Ci consuma. Non sono cambiato io. Solo gli avvenimenti si erano interposti fra me e la mia natura. Tanti sforzi, tante buone intenzioni mi avevano fatto ritrovare tal quale ero una volta, un'anima un poco torbida, che anni di virtù avevano disincantata. È scoraggiante, Monica. E fu proprio in questa tristezza che la musica ritornò in me. Una sera in settembre io cedetti all'attrazione del pianoforte. Ero solo nel salotto quasi buio e mi misi a suonare. E suonavo da prima con prudenza, delicatamente, dolcemente, come se volessi addormentarmi l'anima dentro. Avevo deciso di lasciarmi morire e suonavo con un senso di oppressione. La mia anima si era sprofondata ancora di più nella mia carne, e quello che mi rimproveravo, risalendo di pensiero in pensiero, di accordo in accordo, non erano le mie colpe, no, erano tutte le occasioni di gioia che io avevo rifiutato. Io non mi rammaricavo dunque
di aver ceduto troppo spesso, ma di aver troppo a lungo e troppo duramente lottato. E suonavo disperatamente quello che veniva fuori dallo strumento in cui per 2 anni avevo sequestrato tutto me stesso. Non era il canto del sacrificio, no? E non era neppure più quello del desiderio, e neppure più quello della gioia così vicina. Era l'odio! L'odio! Per tutto quello che mi aveva schiacciato, scambiato, mutato per tanto tempo. Io pensavo con una sorta di crudele piacere che voi dovevate sentirmi dalla vostra camera. Mi dicevo che sarebbe bastata questa come confessione, come spiegazione. E fu proprio in quel momento che fecero la loro apparizione. Le mie mani. 2 mani nude, senza fede nuziale, senza anello. Le mie mani parevano di colpo improvvisamente piene di poteri. Le mie mani, senza fede, senza anello, le mie mani mi avrebbero liberato di voi, Monique. Avrebbero potuto di nuovo tendersi senza costrizioni. Mi aprivano le mie mani liberatrici, la porta della partenza. Io non so, forse è sbagliato dire tutto, ma io quella sera, un po' guffamente, al modo in cui si suggella un patto con noi stessi, io mi sono baciato le mani. Se passo sopra rapidamente ai giorni successivi è perché le mie sensazioni non concernono e non toccano altri che me stesso. Preferisco tenere per me i miei ricordi intimi, perché non potrei parlarne con voi solo con le preoccupazioni di un pudore che assomiglia troppo alla vergogna. E perché se mostrassi il minimo pentimento mentirei. Vivere è difficile. Ho elaborato abbastanza teorie morali per non costruirne nuove e contraddittorie. Sono troppo ragionevole per pensare che la felicità non dimori altro che sull'orlo di una colpa e che la virtù, come il vizio, ha il potere di dare gioia a chi non ce l'ha già in sé. La vita mi ha fatto quel che sono, un prigioniero di istinti che non ho scelti, ma ai quali mi rassegno. E spero che sia una simile acquiescenza, se non la felicità mi dia la serenità. Amica mia, vi ho sempre creduto capace di comprendere tutto, che è una cosa molto più difficile che perdonare. E ora vi dico addio. Non essendo riuscito a vivere secondo la morale altrui, cerco di andare d'accordo almeno con la mia. E nel momento in cui si buttano via tutti i principi che conviene munirsi di scrupoli, mi ero preso nei vostri riguardi impegni prudenti che la vita si è comunque incaricata di protestare. E vi chiedo perdono, Monica. Con la più grande umiltà possibile, io vi chiedo perdono, non tanto di abbandonarvi, quanto di essere prestato così a voi.